Ciao ragazzi, in questo video vi parlo di un piccolo problema che mi sono scordato di riportare nella recensione della U30 di qualche giorno fa. Dopo che ho pubblicato il video, YouTube ha iniziato a propormi parecchi video sulla U30 e ho notato che ci sono parecchie persone che hanno il problema della sottoestrusione. Allora, vi dico subito che è semplicemente un problema di configurazione del firmware. Bene, vi faccio vedere velocemente come sistemare il problema. Ciao, al prossimo video. Allora, andiamo nel menu More, Setting, scorriamo la lista fino a trovare l'estrusore E. Gli step dell'estrusore, quando vi arriva, quando mi è arrivata, erano settati a 92 punto qualcosa. Il valore corretto è 96, per cui voi selezionate la riga, fate modifica e ve lo aggiustate. Qui avete la scala e vi aggiustate il valore a 96. Dopo fate indietro e fate salva. A posto. Il problema della sottoestrusione è risolto. Ora, piccole correzioni di estrusione normalmente si fanno a livello di slicer. C'è un campo, una voce che si chiama flow e che normalmente è settata a 100. Variando in più o in meno quel valore cambiate la quantità di estrusione. Serve perché tra i vari filamenti ci può essere una leggera tolleranza e quindi quelle piccole variazioni le fate tramite lo slicer. Bene. Ciao e buona stampa.